Ermete Trismegisto. Corpus Hermeticum. Libro settimo. Il più grande male fra gli uomini è l'ignoranza riguardo a Dio. È un discorso pubblico, esortazione ad abbandonare l'ignoranza per convertirsi alla gnosi. Dove correte, o uomini, ubriachi, dopo aver bevuto la dottrina dell'ignoranza come vino puro, che non potete neppure sopportare e che siete già in procinto di vomitare? Fermatevi e tornate in voi stessi. Volgete in alto gli occhi del cuore e se non tutti ne siete capaci, lo facciano almeno quelli che possono. Il male dell'ignoranza inonda tutta la terra, corrompe l'anima imprigionata nel corpo e non permette che essa getti l'ancora nel porto della salvezza. Non lasciatevi trascinare dalla violenza dei flutti, ma valendovi del riflusso, voi che potete raggiungere il porto della salvezza, gettatevi l'ancora e cercate una guida che vi mostri la via per giungere fino alle porte della conoscenza, dove brilla la luce splendente, scevra di tenebre, dove nessuno è ebro, ma tutti sono sobri e rivolgono lo sguardo del cuore verso colui che vuole essere contemplato. Egli, infatti, non si può udire, non si può definire, né si può vedere con gli occhi, ma solo con l'intelletto e col cuore. Strappa prima la tunica che porti, che è la veste dell'ignoranza, il sostegno della malvagità, la catena della corruzione, la prigione tenebrosa, la morte vivente, il cadavere sensibile, la tomba che ti porti dietro, il ladro che sta nella tua casa, colui che ti odia attraverso le cose che ama e ti invidia attraverso le cose che odia. Tale è il nemico che ti porti addosso come una tunica, che ti tiene stretto trascinandoti verso il basso, temendo che tu, se rivolgerai gli occhi verso l'alto e ammirerai la bellezza della verità e il bene che in essa risiede, possa provare odio per la sua malvagità, comprendendo le insidie che egli ti ha preparato, col rendere insensibili gli organi dei sensi che non sono visibili e che non sono considerati tali, avendoli ostruiti con la massa della materia e riempiti di una voluttà disgustosa, affinché tu non abbia l'udito per ciò che devi udire, né la vista per ciò che devi vedere.